l'idea e il tentativo è proprio quello di creare una dimensione di immersione emotiva, ma allo stesso tempo affascinante, e anche una, nel caso nostro, il tentativo anche quello di portare il pubblico anche a una conoscenza più approfondita, una curiosità più approfondita sull'opera di visiva e sulla qualità specifica delle opere di Modigliani, come del resto si deve fare per tutti gli altri grandi artisti, passando attraverso la biografia. Dal punto di vista registico, io sono partito da una frase dello stesso Modigliani che diceva che gli esseri umani guardano il mondo attraverso gli occhi, guardano il mondo esteriore, ma anche il loro mondo interiore, il motivo per cui a volte lui faceva dei personaggi, ritraeva dei personaggi con un occhio chiuso, un occhio aperto, oppure a volte con degli occhi vuoti, chiusi, perché stava a significare, secondo lui, la capacità dell'uomo di guardare non solo l'ambiente, che è quello che poi noi mostriamo nell'esperienza immersiva, quindi Parigi, Montmartre, Montparnasse, quindi il mondo attorno a lui, ma anche la sua capacità di guardare all'interno dell'essere umano. E quindi credo che siamo riusciti a restituire in questa esperienza immersiva proprio questa contemplazione dei volti e delle persone che lui ritraeva, quindi facendo uscire la grandissima umanità e il grandissimo amore per l'arte di Modigliani. Viviamo il digitale, quindi la riproduzione anche dell'arte attraverso i media, in modo costante e continuato tutto il giorno, attraverso la televisione, attraverso il cinema, attraverso il telefono, e quindi è abbastanza normale che noi in questo momento dobbiamo cercare di unire questi due mondi apparentemente distanti, quello del digitale e quindi, come dire, della forma d'arte forse più contemporanea che c'è in questo momento, che appunto è la videoarte immersiva, però in qualche modo utilizzandola per raccontare quella che era la forza di un pittore del passato, quindi in realtà non possiamo vedere la tela, però possiamo vedere la forza delle sue immagini. La musica è importantissima sempre, perché non solo accompagna, come qualsiasi, diciamo, evento multimediale, le immagini, ma sono state scelte apposta sia legate al clima culturale dei primi del Novecento di Parigi, quindi c'è Satie, c'è musica un po' di cancan, eccetera, ma c'è soprattutto anche la musica italiana, l'opera italiana, che lui amava tantissimo, che cantava sempre, no? Per esempio quando lavorava spesso si metteva a cantare, e anche quando era ubriaco un pochino. È il contrario della spettacolarità, per incominciare e per sottolineare quanto il disegno è fondamentale, per tutti gli artisti lo è, ma per Modigliani è fondamentale proprio. Lui è un grandissimo disegnatore, grandissimo ritrattista, lui faceva ritratti a tutti, era sempre lì a disegnare, quindi viene evidenziato.